Ciao ragazzi e bentornati di nuovo dopo tantissimo tempo in una nuova reaction su un nuovo Nintendo Direct. Non è colpa mia perché, come ben vi ricordate, l'ultimo Nintendo Direct a cui abbiamo potuto assistere insieme è stato proprio quello dell'annuncio di Pokémon Sole e Luna. E non so se vi ricordavate un po' la situazione. È stato veramente, è stata un'esplosione di gioia, anche se noi comunque sapevamo già che erano Pokémon Sole e Luna, cioè sapevamo che erano quelli i titoli che avevano appena registrato, vi ricordate il marchio registrato avevano messo, i titoli li avevano registrati, aspettavamo solo l'annuncio. L'annuncio è arrivato e vi ricordate appunto la mia reazione, poco, assolutamente poco agitata, molto molto pacata. Sì, vabbè, già, sì, non capisco un cazzo. Bene, sì, c'è un campione, va bene. Oddio, guardate che adesso arriva la parte in cui dicono il nuovo gioco, Nero, XY, nel 2016. E che è la nuova avventura, eh? Porca puttana, che è? Cos'è? Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Alla fine del 2016 mi devi far aspettare un anno intero, Volante porca Aleatorio. puttana! Dopo tutta una sequenza di immagini e di video spettacolari, poi ci sono stati annunciati Pokémon Sole e Luna. Una cosa che a distanza di tanto tempo, quest'oggi si ripete. Se non sbaglio era marzo. No, in realtà non me lo ricordo molto bene. Però oggi siamo di nuovo qui a distanza di tanto tempo, perché la Nintendo, da quanto è morto, da quando è morto Satoru Iwata, fa delle Nintendo Direct con meno frequenza. Quest'oggi è stato già detto che questa Direct sarà incentrata esclusivamente sul Nintendo 3DS, quindi non dovremmo avere problemi per quanto riguarda titoli Wii U, cose che comunque non ci interessano. Perfetto, adesso mancano esattamente 60 secondi. Quindi ci siamo quasi, ragazzi, siamo pronti per vedere insieme che cosa annunceranno oggi. A distanza di così tanto tempo, siamo al 1 settembre, 1 ottobre, 1 novembre, mancano 2 mesi e mezzo, potremmo dire, all'uscita finalmente di Pokémon Sole e Luna. Manca ancora molto tempo, purtroppo. Oggi possiamo fare niente. Forza, ci siamo! Allora, è stato già predittato che l'annuncio dovrebbe essere, almeno si spera, riguardo le evoluzioni degli starter. Quindi forse oggi finalmente riusciremo a vedere insieme quali sono le evoluzioni. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Peggy 12. Oh, oddio. Hello everyone, and welcome to today's Nintendo 3DS Direct. Let's jump right in, shall we? Many Ecco. of you are enjoying Pokémon Go Eh right sì, now, vero, vero, sì. and it has been a while since we first revealed Esatto, meno male che Pokémon ve lo dite Sun da soli. and Pokémon Moon. Let's take another look. Un altro trailer? The Cosa? story begins when your character moves to the tropical islands of the Alola Fatemi un region attimo vedere se to la qualità become è a alta, Pokémon sì, trainer. ok. As a start of your Ok, adventure, li you start. can choose one of three fast partner Pokémon: È una the sorta di Grass recap Quill generale Pokémon, questo, ok. Rowlet, Comunque, come vedete, ho the Fire inquadrato Cat sia gli spettatori Pokémon, che sono qui, Litten, or the e Sea sia la Iron chat, perché Pokémon, comunque potete Poplio. vedere che appunto è una The two diretta, potete legendary anche vedere i Pokémon from the commenti che game fanno boxes, questi bravi ragazzi. Solmaleo E quindi and adesso Lunala, vedremo un are po'. important to your adventure Questa è una too. specie di recap, a quanto On pare, your con journey, immagini che you will comunque also abbiamo già encounter visto. regional variants Ecco of appunto. Pokémon you have seen before. They look Eccolo qui, unique Executor and have Alola, adapted Ninetales to the Alola. Alola region. This is an Cos'è Alolan quel co? Rattata. It has Oddio, a Rattata! Ha distinct annunciato look così a and cazzo, a its type is bruciapelo. dark Di normal. tipo buio It's normale, quite ok. different Oh, to addio, the si Rattata alza. you Ma che know. cazzo? Si è It is alzato. said Oh, che bello. that Rattata once swamped the Alola region, so young goose Ah, were introduced Yangus. to the area Per to risolvere il take care of problema. the problem. Ok. To escape from young goose, Rattata had to adapt and change their sleeping hours. In Hai the end, their capito? appearance changed to help them deal with their surroundings. Che cosa There bellissima. is also a Vabbè, sì, new element anche la to mossa Pokémon Z. Che battles, dite, alzo un altro Zed po'? moves. Cos'era A quella Zed roba? move Tipo is una a very scarica di powerful pugni. attack.
Oddio! Stiamo vedendo in anteprima delle nuove mosse Z, di tipo spettro e lotta, ovviamente. Ecco, Vaterium Z, Electric Z, finalmente li possiamo vedere. Ecco. Cioè, ci sono anche delle mosse specifiche, non c'è solo Giga Scarica Folgorante, quindi. Che cosa bellissima. Ok, nuove, tante nuove novità. You can receive early purchase bonuses from game launch until January 11th, 2017. You can receive Munchlax in Pokémon Sun and Pokémon Moon. Vabbè, sì, lo sappiamo. This Munchlax can evolve into Snorlax. Vabbè, sì, lo sappiamo. To go all out. Non è che c'è la forma It Lola. Will come with a special item, ah, Snorlactium Z. Cosa sta facendo? Ma è pazzo, ma che veramente? Oddio! Snorlax becomes able to use a special Z. Adesso faccio sul serio. Ma che cazzo? Oddio, ho one shottato Dragonite. No, non mi dire che però sono solo queste le novità, dai. Before that, on November 8th, sì, io questa è quella che ho ordinato, bellissima. A me serviva, veramente bella. Sì, io l'ho presa. Which we previously announced. Today I can announce that we will also speciale release del... a special edition Nintendo 2DS on November 23rd. It will be available with either Pokémon Sun or Pokémon Moon pre-installed. Moving along, see what you think of this. Oddio, non mi fare emozionare. Ah no, vaffanculo però. Quindi seriamente sono solo queste le notizie? E così la live continuò, continuarono ad annunciare altri giochi, tra cui Super Mario Party, quel Super Mario Maker per 3DS, Pikmin, Picross, quel che cazzo è, quella merda. E poi, finalmente, arrivò un cazzo di annuncio serio. Mo che cos'è Nintendo questo GDR? Very soon. Qual è? Dragon Quest VII, Oddio! Fragments of the Forgotten Past. Oddio, Dragon Quest! With its unique Dragon Quest charm. This title sees Oddio, Dragon Quest per Nintendo 3DS! An extremely charming adventure. Oddio, è come tantissimo tempo fa! Per, io ho giocato a mol quasi tutti i titoli per. Cioè, quasi tutti. Maggior parte dei titoli per Nintendo DS. These tablets are found in a cave within Monster Meadows, the place where you keep monsters that you have befriended. The twist is this. Only your friendly monsters can go into the cave in search of tablets. It is worth the effort though, because finding Traveler's tablets lets you unlock new dungeons. Oddio, si sono sentite le stesse. Avete sentito lo stesso rumore della magia che si sentiva su Nintendo DS se qualcuno aveva già. Oddio, finalmente, qua sì, cazzo. Questo sono felice, quasi quasi me lo prendo. Il gioco. Sì, madonna, che bello. 16 settembre. Ma che palle, però, quante cose devo comprare? Io non ho più soldi, aiuto, datemi soldi. Oddio, che bello. Those of you who purchased Dragon Quest c'è anche il coso in eShop. Ah, il regalo c'è il tema. Ok, però solo se lo acquisti dal Nintendo Shop. Do not forget that there is another Dragon Quest title lined up to release in Europe too. Dragon Quest 8 Journey of the Past King will take you on a massive adventure to bring peace back to a land. Oh, quello è lo slime. Così. Dragon Quest 8 Journey of the Past King will be released all'inizio del 2017. 2017. Ma quanti Dragon Quest stanno aggiornando? Solve 3D puzzles to find hidden objects. Ma andate a cagare, madonna, sto Picross di merda. Stavano dicendo cose finalmente interessanti. Adesso Picross, madonna, che schifo. Madonna, è più interessante un gioco di merda per cellulare. Sono rimasto già abbastanza deluso, io ve lo dico proprio sinceramente, escluso ovviamente per Dragon Quest e Pokémon, vabbè sì. Ma io dico per quanto riguarda le novità interessanti del mondo Pokémon assolutamente zero. Mentre per il mondo Nintendo direi solo Dragon Quest, è carino, quello è veramente bello. Quindi vabbè, grazie mille ragazzi per aver seguito questa live insieme a me, io non so adesso... Boh. Vabbè. Grazie mille, ciao a tutti.